Gianni, ci dica qualcosa dell'operazione che sta facendo, così recuperiamo. Questa è un'antica operazione per evitare di portare la soia sempre agli arrotini. Sì. Quindi è un'operazione che quasi quotidiana si faceva alla soia, una preparazione per addolcire e rinfrescare il filo della soia. C'è una pietra dolce detta del bergio, correggimi se sbaglio. Sì, quella è un'arcanza. E dopo questa operazione qui il rasoio viene passato alla coramella, che è una striscia di cuoio. Però la lavoriamo subito, facciamole vedere tutte e due, una e l'altra. Sì. Facciamo. Ma sono tutte e due delle ottime coramelle, chiaramente questa è un po' più difficile perché a casa non tutti hanno un gancio. Un gancio dove attaccarlo per non tirare giù magari la barbiera. Un vecchio barbiere si ha sempre un chiodo dove attaccarsi. E una volta i barbieri lasciavano la coramella proprio lì, attaccata alla poltrona, perché è un'operazione che si faceva almeno 3-4 volte durante la barba, perché la barba poi dei contadini che ho iniziato a farla io non è che la facevano tutti i giorni. La barba la facevano i più puliti due volte a settimana, altrimenti solo una volta a settimana. Poi perché ci stiamo, spieghiamo che sulla coramella si fa dalla parte opposta che sulla pietra. Sì. Prima che poi invece voglia farlo vedere. Questa ha la parte trattata e la parte in cuoio liscia. Qui vedo che c'è anche. Questa è già bella unita. La usiamo. Pensa che la mia lì. La prima lunga, quella lì sì, è tutto, ancora tutti i segni che ho fatto io quando avevo 4-5 anni. Il rasoio così, che ho un bellissimo dovo, è pronto per fare la barba.